Nel giro di una settimana o poco più saranno tutti nuovamente seduti in classe. La buona scuola di Renzi inizia con il solito rientro scaglionato, diverso per ogni regione. I primi a tornare sui banchi dopo la pausa estiva sono stati gli alunni della provincia autonoma di Bolzano. Oggi è toccato ai 41.236 studenti molisani. Per loro, con il suono della campanella, è ufficialmente iniziato il nuovo anno scolastico. Studenti di elementari, medie e superiori si sono ritrovati di nuovo tra i banchi di scuola per raccontarsi delle vacanze e prendere nuovamente confidenza con libri e insegnanti. Un giorno particolare soprattutto per i più piccoli all'inizio della prima elementare. Ansia, qualche capriccio, la curiosità di conoscere i nuovi compagni e l'eccitazione di chi compie il primo passo verso il mondo dei grandi. Un po' di agitazione e rammarico per le vacanze ormai finite anche per gli studenti delle superiori. Si torna sui banchi. Sì, è vero, giusto. Però non siamo tanto contente da questo punto di vista. Che classe frequenti? Il primo del liceo musicale del Galanti. Ah, quindi per te inizia proprio un nuovo percorso? Sì, un po' difficile perché ci siamo tutti quanti, siamo tutti ansiosi. Poi comunque non conosciamo quasi nessuno nelle nostre classi, cioè è tutto nuovo per noi, almeno per le classi de prime. Per te invece? Niente, sono un po' felice, un po' così così, che un po' non vedo l'ora, sono un po' spaventata perché poi di classe mia conosco due persone, vabbè. E non fate la corsa per il posto dietro? No, cioè ancora no, poi entriamo pure più tardi rispetto agli altri, quindi ci godiamo un po' con questo ultimo momento delle vacanze prima di rientrare dentro. È stata difficile la scelta dell'istituto? No, io già da parecchio tempo che sapevo cosa scegliere, perché la conoscevo la scuola e mi ha colpito fin dall'inizio e quindi è stato molto semplice scegliere, ho fatto subito. Ad inaugurare il nuovo anno scolastico del Molise sarà il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi. L'esponente del governo Renzi arriverà a Campobasso l'11 settembre. Il tema di quest'anno è la legalità, un tema quanto mai attuale visti gli ultimi avvenimenti di cronaca che hanno coinvolto il paese. Il Ministero dell'Istruzione ha pertanto sottoscritto un apposito protocollo con il Ministero della Difesa per diffondere tra i giovani i valori della democrazia, partendo dalla conoscenza della Costituzione e dalla cultura della difesa e della legalità.